Un cordiale saluto e ben ritrovati, gentili telespettatori, per l'edizione del telegiornale del Veneto in prima pagina, un servizio che arriva da Rovigo, dove sono state sequestrate 18.000 buste per la spesa. Queste buste erano usate in modo irregolare. Vediamo. Nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, i reparti delle Fiamme Gialle, coordinati dal Comando Provinciale di Rovigo, hanno eseguito un sequestro amministrativo di circa 18.000 buste per la spesa, utilizzate illecitamente da commercianti al minuto per l'imballo di vari prodotti, compresi gli alimenti. L'operazione si è sviluppata attraverso la esecuzione di interventi che hanno portato in 5 casi alla individuazione di shoppers, come sono conosciuti nel gergo commerciale questi sacchetti di plastica, che presentavano irregolarità. Si tratta in particolare della mancanza degli avvisi di legge che necessariamente devono essere stampati su di essi e contenenti informazioni fondamentali a garanzia del consumatore circa la loro biodegradabilità e compostabilità. I controlli ad Adria, Polesella, Badia Polese e nell'Indinara si sono conclusi con il sequestro delle buste in negozi, 4 gestiti da cittadini orientali e uno da un italiano. Nei confronti dei trasgressori sono state applicate sanzioni pecuniarie che vanno dai 2.500 a 25.000 euro a cura della Camera però di Commercio. I carabinieri della tenenza di Mira hanno tratto in arresto questa mattina il 52enne Ivano Casalgrande e la 50enne Cusadie Pepita, una coppia residente nella provincia di Padova, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Venezia per un'estorsione commessa a Mira circa 3 settimane fa. La coppia di conviventi ha pensato di attuare un'estorsione a luci rosse in danno di un giovane. I due hanno inscenato un rapporto sessuale in auto lungo l'argine dell'idrovia Mira, sotto gli occhi di un giovane veneziano che era andato lì per pescare. Quindi hanno proposto al giovane di partecipare o solo guardare, ma lo sventurato ha declinato l'invito e se n'è andato via imbarazzato. I due lo hanno seguito e hanno preteso il costo del biglietto per lo spettacolo. Il giovane, impaurito dalle minacce dei due, ha svuotato le tasche consegnando 40 euro. Per i due non era abbastanza. Se non avesse pagato di più, i due sarebbero risaliti tramite la targa della macchina alla sua abitazione e avrebbero rilevato i suoi congiunti l'imbarazzante vicenda. Nuova tappa al bancomat. Volevano svuotare il conto della vittima, ma il conto è risultato vuoto. Ancora un'altra tappa al distributore dei carburanti, anche questa senza fondi. La coppia, sempre più nervosa, ha tentato allora un'ultima carta: programmare un incontro davanti alla chiesa di Dolo per la stessa serata. Portaci una busta con 250 euro per chiudere la vicenda definitivamente. Il giovane ha finto di acconsentire ed è corso dai carabinieri della tenenza di Mira per denunciare il fatto. È così scattata la trappola. Adesso andiamo a Rovigo. Lo chiamavano Rambo, Robin Hood, il ninja o lupo solitario. Nel giugno del 2007 aveva terrorizzato la campagna tra Polesine e Ferrara, armato di arco e frecce, pugnale alla caviglia e coltelli, vestito con la tuta mimetica e bandana in testa. Acquettava tra i cespugli con il binocolo e osservava le case in cui rubare, possibilmente abitate da persone anziane. 5 colpi in meno di un mese. Ma Igor Vaklavich, allora 31enne, ex fante dell'esercito russo, allontanato per difficoltà di coesistenza, non aveva fatto i conti con due fratelli agricoltori, 70enni di Raccano di Polesella, provincia di Rovigo, che lo cacciarono dalla loro villetta a colpi di fucile. E dopo averlo ferito, consentirono ai carabinieri di arrestarlo in un casolare abbandonato mentre, come John Rambo Silvestallone, si stava cuocendo le ferite. Era l'11 giugno del 2007, scusate. A distanza di 10 anni, ora è su di lui che si concentrano le attenzioni degli inquirenti dopo l'omicidio di Davide Fabbri, il barista 52enne di Riccardina di Budrio, nella campagna bolognese. Freddato sabato sera da un rapinatore dopo il tentativo di rapina. L'identikit dal filmato delle telecamere di sorveglianza all'interno del bar Tabacchi Gallo è di un uomo alto 1,75, robusto e tarchiato, probabilmente straniero dell'est.
Adesso andiamo a Padova con il prossimo servizio e parliamo ancora di un sequestro, questa volta di finte Nike, Adidas e Colmar. Pensate, sono state sequestrate 40.000 scarpe da 2 milioni di euro. Vediamo. Si chiama Baffo Posticcio, con riferimento al logo di una delle più note marche di calzature sportive, un'operazione della Guardia di Finanza di Bologna che ha portato al sequestro di oltre 40.000 scarpe con loghi e segni distintivi protetti da brevetto, tutti contraffatti di noti brand della moda: Nike, Adidas, Saucony, Colmar e Gold Coast. I sequestri sono avvenuti in diverse aziende tra l'Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana e i militari hanno inoltre denunciato 8 persone di etnia cinese che lavoravano nelle province di Bologna, Roma, Padova, Firenze e Prato. Il valore commerciale al dettaglio della merce sequestrata dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria ammonta ad oltre 2 milioni di euro. Le indagini coordinate dalla Procura di Bologna con il PM Marco Forte sono partite da un sequestro effettuato ancora nel mese di gennaio in due capannoni gestiti da commercianti cinesi a Bologna, dove era stata rinvenuta e sequestrata documentazione utile a ricostruire l'intera filiera commerciale. Il materiale è stato così importato in Italia direttamente dalla Cina per poi essere commercializzato nei mercati di tutta Italia ed Europa. Sono infatti state accertate anche spedizioni dirette verso la Spagna, la Germania, la Grecia e la Bulgaria. È finito in manette il 38enne ghanese Steven Chiere, residente a Deauville, con l'accusa di tentato omicidio che sarebbe motivato da ragioni di gelosia. Lo hanno arrestato i carabinieri di Deauville nell'azienda di San Drigo, la FIT, mentre era a lavoro. Aveva aggredito un compagno di lavoro, il 27enne Paolo Antewi di Vicenza, usando delle forbici e una spranga metallica. Poche ore prima i militari dell'arma lo avevano già fermato, trovandolo con due coltelli e una sbarra di ferro e lo avevano denunciato. I carabinieri hanno spiegato che al momento dell'arresto ha spiegato di aver attaccato il collega per vendicarsi di presunte avance del 27enne verso sua moglie. E torniamo adesso a Padova. Psicosi, terrorismo in città. Un fedele islamico entra nel suo furgone davanti alla moschea per farsi un pisolino e i passanti insospettiti chiamano le forze dell'ordine. A preoccupare particolarmente è stato il fatto che il medio orientale avesse con sé una valigetta e non scendesse più dal mezzo. Solo ieri ancora a Venezia, a Canareggio, è scattato l'allarme per un involucro sospetto. Un terrorista quindi pronto a farsi esplodere all'interno del furgoncino? Pare proprio di no, visto che lo straniero è stato trovato dai carabinieri che si riposava dopo aver smontato dal turno di notte in attesa di incontrarsi con alcuni amici. Ieri mattina in zona Stanga sembrava di assistere alle riprese di un film. Poco meno di una decina di uomini tra i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, gli agenti della Digos, sono intervenuti infatti in via Turrazza di fronte al centro culturale islamico Alik Hammam per controllare appunto se l'allarme lanciato da alcuni passanti fosse concreto. Adesso andiamo a Vicenza. Dopo anni di attesa pare che si sblocchino i pagamenti degli espropri per la costruzione della SPV. Il concessionario per la realizzazione della Pedemontana Veneta ha comunicato di aver emesso mandati di pagamento per 7.393.190 euro a favore di 64 ditte in esproprio. Pagamenti che potranno ora materialmente essere perfezionati entro questa settimana corrente, sostengono le strutture tecniche dell'assessorato regionale alle infrastrutture. Da qualche tempo, si spiega il concessionario SPA, aveva ridotto l'entità dei pagamenti agli espropriati, anche per le difficoltà sorte per la chiusura del crossing finanziario. La Regione ha fortemente insistito perché i pagamenti riprendessero quanto prima con la necessaria regolarità per integrare l'importo già erogato di circa 50,6 milioni di euro e per ridurre e quindi poi azzerare i ritardati pagamenti. Il criterio di priorità, se eseguito, è quello della data di definizione e stipula dell'accordo bonario con la singola ditta, favorendo ovviamente gli accordi più vecchi. Si è inoltre intervenuti con il pagamento in 14 casi specifici in cui l'esproprio interessa edifici residenziali e la liquidazione dell'indennità è necessaria per il privato espropriato per la ricostruzione dell'immobile in altro sito. Andiamo a vedere adesso quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo.
Un abbraccio virtuale a tutti gli affezionati de ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 5 aprile 2017. Ultime piogge e locali temporali su parte del centro-sud, in genere asciutto e soleggiato altrove. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord lievi disturbi ancora sui settori alpini, specie centro-orientali. Per il resto il tempo torna ad essere stabile con cielo al massimo poco nuvoloso. Spostiamoci al centro, isolati temporali sulle zone montuose del Lazio. Qualche fenomeno sparso sarà possibile anche su Abruzzo e Molise. Asciutto e soleggiato altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Spostiamoci infine al sud, sarà fortemente instabile sulle regioni peninsulari con piogge e locali fenomeni temporaleschi. In genere asciutta la Sicilia, salvo lievi disturbi sulla parte meridionale dell'isola. Entro sera notte migliora ovunque. I venti saranno deboli o localmente moderati, di maestrale sui bacini centro-meridionali, variabili altrove. Temperature in genere stazionarie e valori termici minimi compresi tra 3 e 14 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo fino a 23 gradi al nord, fino a 22 al centro e fino a 20 gradi al sud. Volete rimanere sempre aggiornati sulle nostre news? Cliccate mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it. Arrivederci. Gentili telespettatori, termina qui il telegiornale del Veneto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi sulle nostre reti.